rispolvere un po' sta cosa del blog da Zurigo, che alla fine, mio malgrado, avevo lasciato un po' da parte verso la fine dell'anno accademico scorso, solo perché volevo raccontarvi a caldo e condividere con voi il fatto che oggi ho fatto la mia prima lezione dall'altra parte, cioè la prima volta in cui ho insegnato ad una classe di altre persone. Ora, magari lo saprete, io sto facendo il dottorato in Svizzera all'ETH e qui parte del contratto, parte degli obblighi di chi viene assunto come dottorando, c'è proprio quello di insegnare. Ora, il primo semestre che ero arrivato qui, al semestre di ottobre del 2021, essendo arrivato dopo l'inizio del semestre, non avevo fatto nessun corso. Al semestre primaverile invece, 2022, avevo un corso di laboratorio, quindi nulla di particolarmente complicato. In realtà dovevo star lì, sorvegliare un po' gli studenti durante gli esperimenti, dare qualche consiglio, suggerimento, però non era il vero e proprio insegnamento, quello che stavo aspettando da moltissimo tempo e che già mi figuravo sarebbe stato qualcosa di fighissimo. E finalmente questo semestre è arrivato perché il mio supervisor, il mio capo, Jerome Feist, appunto professor Jerome Feist, l'inventore del Quantum Cascade Laser, se non vi ricordaste con chi sto facendo il dottorato in questo momento, insegna il corso di meccanica quantistica per ingegneri elettrici o elettronici, non mi ricordo mai qual è la differenza tra i due, e quindi appunto essendo lui il docente del corso, noi quali i suoi dottorandi diventiamo quasi automaticamente i suoi assistenti, e quindi a ognuno di noi ci viene assegnata sostanzialmente una classe in cui facciamo esercitazioni, riepilogo delle lezioni, diamo chiarimenti, rispondiamo alle domande, eccetera. Poi sta anche alla scelta di ciascuno di questi teaching assistant, di questi assistenti, scegliere di cosa parlare in classe, e in particolare uno può impostarsi la sua lezione, quindi la lezione che ho dato io quest'oggi era ovviamente basata su quello che il mio supervisor aveva fatto in classe, cioè la prima lezione di solito si introduce la meccanica quantistica parlando del corpo nero e della crisi della meccanica classica, giusto per dare un contesto. Sostanzialmente un corpo nero è un corpo che assorbe tutta la radiazione elettromagnetica e la riemette con un colore, diciamo, che dipende dalla temperatura del corpo stesso, e quindi può essere descritto in termini di un equilibrio termodinamico di radiazione elettromagnetica che vive all'interno, per esempio, di una scatola con una piccola apertura da cui poi questa radiazione può uscire, e si vede una legge universale, la famosa legge di Planck, tra l'altro, con cui possono anche essere interpretate, per esempio, il colore delle stelle, perché una stella più calda, per esempio, ha un colore che tende al blu, invece una stella di temperatura inferiore, come ad esempio il nostro Sole, che ha una temperatura superficiale di circa 5000 gradi, noi la vediamo gialla, quindi un colore che poi via via va verso il rosso, e in particolare tutte le cose che ci circondano, anche il nostro corpo, in realtà sta emettendo luce ad un colore, però che noi non vediamo perché sta nell'infrarosso, quindi ha frequenze molto più basse rispetto a quelle che noi possiamo percepire con i nostri occhi. Comunque, giusto per dare un contesto, il corpo nero, la descrizione del corpo nero, di come questa radiazione elettromagnetica sopravviva all'interno di questa scatola, fu uno dei primi grandi successi della meccanica quantistica, e che proprio dimostrò plasticamente come fosse necessaria un'altra teoria e che quella classica non andasse bene, e fu una delle intuizioni di Max Planck. E insomma, sì, in questa lezione ho fatto proprio il conto del corpo nero. E adesso ovviamente il disclaimer è: non ho assolutamente idea di come gli studenti e le studentesse che avevo abbiano preso la lezione, spero bene, dagli sguardi mi sembrava che ci fosse una comprensione di quello che stavo dicendo, quindi magari uno potrebbe commentare: ah sì, tu sei contento per la lezione che hai fatto, ma magari questi non ci hanno capito niente. In quel caso sarebbe colpa mia, mi prendo la responsabilità, però comunque volevo condividere con voi, visto che ne ho parlato anche in altri video, il fatto che è veramente qualcosa di straordinario, cioè penso che dipenda da ognuno in realtà, però sai quei momenti in cui dici: ah, ho capito perché sono qui, perché sono nel mondo. Adesso non vorrei fare queste dichiarazioni così auliche, però è questo quello che auguro quando dico alle persone: trovate il vostro talento, trovate quello che vi piace fare. Ora, sempre disclaimer, magari non è un talento, che ne so, magari può essere che uno mi dica: guarda che sei una capra a insegnare, però il piacere che ho provato proprio cercando di trasmettere queste conoscenze, beh, indescrivibile. E volevo metterne a parte pure voi, visto che seppur distanti mi seguite su questo tentativo di progetto. E quindi insomma è la mia prima vera e propria esperienza di insegnamento, diciamo. Qui su YouTube sono 6 anni che
tento di trasmettere quello che ho imparato negli anni scorsi, però un conto è farlo con di fronte soltanto una telecamera, come in questo momento, e un conto invece è farlo con delle persone vere che nel momento in cui parli reagiscono a quello che dici, e se stai dicendo delle stronzate te lo fanno capire. Mi sembra di non averne dette, quindi spero almeno da questo punto di vista di aver fatto una buona cosa, una buona impressione, però poi lo vedremo magari nelle settimane prossime. Questo è tutto quello che volevo dirvi, grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video.